A tutti i nostri amici web ascoltatori, siamo di nuovo qua, Riccardo Cristiano e Antonio Saffioti, per un'altra puntata di Chi ci capisce anno 2 bravo. Questa volta è il 5 di gennaio, che è vigilia dell'Epifania, e noi parleremo proprio oggi di due argomenti che ci stanno a cuore, sono proprio l'Epifania e l'amicizia. Ma voi direte, come facciamo a legarli? Se ci ascolterete fino in fondo, capirete perché secondo noi sono legate queste due cose, queste due accezioni. Antonio, che faccio? Inizio io? Sì, voglio salutare i nostri ascoltatori e seguaci. Quindi poi, dopo questo saluto, lascio la parola a te, poi mi occuperò della parte finale. Va bene, anche se poi ti dirò, sarà comunque un intervento, quello mio, abbastanza interattivo, perché vorrei chiederti fra qualche istante cosa pensi tu della parola amicizia, se tu ti ritieni un amico vero, se addirittura nella tua vita hai incontrato persone che, almeno dal punto di vista dell'amicizia, si sono rivelati tali, oppure non so, ti hanno deluso, perché io vorrei un attimo parlare di questa parola. Tutti dicono l'amicizia. Che cos'è? È un sentimento, si può essere amici, si può desiderare l'amicizia, però magari non essere all'altezza del ruolo di amico. Mi capita spesso di parlare con degli amici di come magari si sentano delusi dal non trovare l'amico che si comporti con loro in maniera corretta. Io innanzitutto penso che la questione della parola amicizia sia sempre collegabile a un incontro, o, questo poi ne parleremo più avanti, anche al fatto stesso dell'apparizione, della manifestazione stessa di una persona e di un determinato contesto. Quindi l'amicizia potrebbe essere proprio considerata simile all'Epifania, perché io ti ho incontrato, faccio un esempio proprio lampo ai nostri amici web ascoltatori, ti ho incontrato apparentemente per caso, e lì ho avuto una visione. Tu direi, che ho visto? Ho visto che avevamo molte cose in comune. Mi è sembrata un'illuminazione, perché sembrava, e sembra ed è, fortunatamente, un incontro non casuale, e quella è stata come, poi ci spiegherai tu, il riconoscersi e attendere magari da tanto tempo l'arrivo di una persona che ti avrebbe, non dico illuminato il cammino, come nel caso dell'Epifania cattolica, ma soprattutto dato un indirizzo e un piccolo aiuto in quella che è la ricerca di sé. Io quello che mi domando spesso è se sono un buon amico, ma non perché pensi di non esserlo, oppure di mancare in qualcosa, però mi capita spesso e volentieri di pensare, ma guarda, io penso, e alle volte nei fatti lo faccio, mi do il più possibile come tempo, alle volte come azioni, anche nell'ascoltare. Ed è questa forse la parte fondamentale della parola amicizia, che è l'ascolto, che molte volte manca, perché siamo sempre noi alle volte a sfogare sull'altro quello che possono essere delle nostre frustrazioni. Invece dovrebbe esserci uno scambio, come stiamo facendo in questa trasmissione, che prima parlo io, poi parli tu, viceversa, e le nostre attitudini ci arricchiscono e ci fanno fare un percorso di vita, di strada insieme. Però per arrivare a questa concezione, almeno nel mio caso, mi ci è voluto del tempo, perché mi capitava di incontrare amici che
letteralmente gli vomitassero addosso tutte le loro frustrazioni. Quando provavo ad alzare la mano per dire ma ci sarei anch'io, che continuavano a raccontarmi le loro cose, e quindi dall'epifania che doveva essere era invece un incontro col diavolo, altro che un incontro con Gesù, era una cosa terribile. E sono rare, almeno nella mia vita, l'epifania. Me ne sono capitate tantissime, di tantissimi incontri, ma solo pochi hanno suscitato in me quella sorta di risveglio dei sensi, quella sorta di risveglio dell'anima, che mi ha fatto ringraziare veramente, non so, chiamiamolo come vogliamo, il Signore, l'universo, il karma, di incontrare queste persone speciali sul mio cammino. Un po' come poi tu ci racconterai anche la storia dei Re Magi, io ho incontrato su questo mio cammino lungo 40 anni tante persone, ma forse mi sono rimasti impressi questi pastori che in maniera molto umile e semplice, tipo te, senza grosse, diciamo, cose eclatanti, parlando, tu parlavi semplicemente quel giorno quando ci siamo incontrati a quel convegno LGBT, hai raccontato la tua vicenda, la tua vicinanza, la tua storia, e io lì è come se mi fossi innamorato, insomma, delle tue idee. È come se tu fossi stato un mio maestro per quel momento, perché ho riconosciuto nell'amicizia che si è creata in quel momento una piccola epifania. E qua, a questo punto, ti chiedo, dopo passeremo alla tua, diciamo, al tuo argomento, ti chiedo, tu invece cosa pensi dell'amicizia? Pensi di essere un amico vero, di comportarti in maniera corretta con i tuoi amici? Hai avuto delle delusioni? Allora, per quanto riguarda l'amicizia, diciamo che non ho avuto, per fortuna, grosse delusioni, anzi ho avuto sempre molto dai miei amici, dagli amici come te. Anche per me, quando ci siamo incontrati, è stato come seguire una stella e incontrare una persona molto importante. Quindi, con tutti gli amici, esatto, di avere questo rapporto aperto e sincero, che mi ricordo io, sono pochi gli amici con cui ho litigato. Se abbiamo litigato è stato per qualcosa di reciproco, quindi per alcune mancanze mie e loro, no, però che mi ricordo, io in questo momento ho buoni rapporti con tutti. Guarda, ti faccio una domanda un po' più precisa adesso. Si può essere presente e passato, voglio dire. Certo, ti faccio una domanda un po' più precisa. Si può essere amici e avere idee diverse, totalmente diverse? Una cosa banale, tu per esempio sei tifosissimo della Juve. Magari c'è un amico che è tifoso del Milan. Ok, sul campo magari siete uno contro l'altro, ma poi nella vita reale, un po' come succede, vedi, gli ultimi eventi che ci sono stati degli ultra, poi nella vita reale però si possono superare le differenze ed essere amici magari di persone che la pensano diversamente da noi. C'è qualcosa che ci lega? Approfitto che ne ho parlato adesso per dire che quelli che vengono definiti ultra, secondo me, sono solo delle persone che non cercano di seguire la loro squadra, ma il loro obiettivo è quello di menarsi tra di loro, quindi non li chiamerei tifosi come Va bene, facciamo dei dovuti distinguo. Sì. Poi per quanto riguarda la domanda che mi hai fatto, sportive, ho tanti amici che la pensano diversamente da me e con i quali
mi piace fare i cosiddetti sfottò, però buoni, no? Cattivi, perché poi no, si passa alle offese, è diverso. Oppure alcuni amici che la pensano pure politicamente, diversamente da me, però in quel caso evito di parlare con loro di politica, ma che non ci sia un argomento buono e non divisivo da trattare. Poi ho pure molti amici che non hanno fede come ce l'ho io. Anche in quel caso riesco ad andare d'accordo con loro. E poi cosa fondamentale, ho pure amici che hanno culture e religioni diverse dalla mia. Assolutamente. Quindi questo, quella è una cosa che secondo me arricchisce. Poi la cosa positiva, nelle mie amicizie con molte donne amiche, quindi. Ah, tu hai le amicizie femminili, quindi... Vabbè, ma la tua è di parte la cosa, sì, perché tu poi, io ricordo tutti i tuoi interventi relativi alle tue amiche, che sono passati dall'essere, come dire, invaghito di loro, e poi a passare sono diventate amiche. Quindi è stato un ripiegare, dici, vabbè, me le faccio diventare amiche. Però... però avrai degli amici, io sono sicuro che ci sono degli amici, almeno due o tre mi vengono in mente, amici tuoi che... Non li elenco per non fare... No, se no poi qualcuno si potrebbe offendere se te ne dimentichi qualcuno. E senti, io adesso vorrei veramente passare dalla parola amicizia che... con la quale abbiamo iniziato e con la quale abbiamo introdotto l'argomento dell'Epifania, in quanto ci si trova proprio a ridosso di questa festa che tu ci spiegherai religiosa, pagana, cristiano, pagana. Vorrei innanzitutto capire tu come vivi, tu sei calabrese, io sono calabrese, come vivi questa Epifania, cioè la storia, come nasce, raccontaci tu un po' della vicenda. C'è da dire che quando ero piccolo un po' l'Epifania ha un concetto confusionario di Epifania dovuto alle credenze popolari che ci sono in Calabria, perché al catechismo mi hanno spiegato che nell'Epifania si commemorava la visita dei Re Magi a Gesù appena nato, no? Mentre invece le mie nonne, tutte le persone anziane che mi circondavano, mi dicevano è il battesimo. Quindi che era il battesimo di Gesù. Mentre invece il battesimo di Gesù si commemora la domenica successiva. All'Epifania, quindi ho avuto da sempre un concetto un po' confuso di Epifania. Poi quando sono diventato più grande, quando mi veniva parlato di battesimo, io poi gli spiegavo com'era la storia vera, no? Che si commemorava i Re Magi, Gesù, la stella cometa e non tutto il resto, perché c'è un po' di confusione. Io partirei dal significato di Epifania. Epifania deriva dal greco e vuol dire manifestazione sì. di un qualcosa.
noi cristiani, come voi, la manifestazione, la prima manifestazione di Gesù. Sì. Perché è proprio durante l'Epifania, prima dell'Epifania, comparve la famosa stella cometa. E i tre re magi, che erano i cosiddetti astrologi e scienziati dell'epoca, capirono che stava accadendo qualcosa, una manifestazione importante. Quindi hanno capito che dovevano seguire questa stella cometa, non capendo bene cosa li avrebbe aspettati, no? Lungo il cammino, poi sapevano che sarebbe arrivato, secondo loro, un messia. E quindi, non conoscendosi tra loro, hanno preso questo viaggio insieme, no? A me piace immaginare, dato che prima abbiamo parlato di amicizie, che durante il viaggio siamo diventati pure amici. Sì. La cosa bella è che i re magi non erano tutti della stessa etnia, erano diverse provenienze. Uno di loro era pure di colore, quindi questo è pure un segnale di accoglienza, no? Fratellanza, sì. Fratellanza, sì. È meglio fratellanza, sì. E quindi poi intraprendono questo viaggio fino a arrivare alla grotta e portare dei doni a Gesù Messia, no? Però all'epoca Gesù ancora non aveva fatto poco delle sue opere, no? Sì. Però loro sulla fiducia vanno, cioè prendono questo viaggio, gli portano pure dei doni preziosi per l'epoca, no? Quindi la Chiesa ha fatto bene a voler commemorare solennemente questo avvenimento, questa manifestazione di Gesù, e a ricordarla nei secoli ogni anno. Quindi io, per me questa è stata sempre una festa molto importante, non meno importante del Natale, perché a Natale Gesù nasce, ma poi nell'Epifania si manifesta come Messia, che per salvare il mondo dell'epoca e quello futuro. Insomma, la Befana non c'entra nulla. Io molte volte me lo domando. Ripeto, ormai questa, anche i ragazzi, insomma, le pubblicità parlano del 6 di gennaio come la Befana, il giorno della Befana, quindi c'è una commistione tra quello che è un culto pagano e quello che invece è il culto religioso cristiano dell'Epifania. Sì. Come nel Natale, poi la parte consumistica, sì, lascia il posto a quella spirituale e religiosa. Purtroppo in tutte le occasioni è così. Purtroppo è l'economia capitalistica che ci porta a vivere pure queste importanti feste in modo consumistico, smarrendo il vero significato. L'obiettivo di oggi è proprio quello di parlare della vera essenza di questa, che è una che è l'ultima festa del periodo
natalizio ed è molto importante far capire soprattutto ai bambini il vero significato. Comunque, sulla parte religiosa avrei terminato il mio discorso. Ora voglio parlare di una cosiddetta epifania più letteraria, cinematografica, facendo un po' di cultura che non guasta. Assolutamente, Questo siamo. periodo. Allora, io nel 2014 ho visto uno che secondo me è dei migliori film di quell'anno, che è stato Pasolini di Abel Ferrara. Io l'anno scorso ho avuto l'occasione di incontrare il regista Abel Ferrara, sono stato rimasto a bocca aperta della sua cultura cinematografica, anche se non ha l'aspetto di una persona tanto ordinaria, però i registi si sa che sono delle persone geniali fuori dagli schemi. E lui, Abel Ferrara, nella sua produzione cinematografica, ha fatto dei film molto controversi e provocatori, un provocatore come me. Comunque, questo film, Pasolini del 2014, narra gli ultimi mesi di vita, l'ultimo giorno di vita di Pasolini. È cosa molto che mi ha colpito di questo film. È stata una delle scene quasi finali, perché il film narra sia la storia di Pasolini, ma di pari passo si vedono personaggi che misteriosi che intraprendono un viaggio. Nel film questi personaggi sono Scamarcio è il mitico Ninetto Davoli, che è anche calabrese, Ninetto di nascita, poi ha sviluppato la sua carriera fuori dalla Calabria, per sua fortuna è diventato un grande attore, è uno del neorealismo, uno dei migliori, a mio avviso. Comunque, per farla breve, nel film si intreccia quest'altro racconto che è un'opera incompiuta di Pierpaolo Pasolini. In pratica narra una storia che sarebbe dovuta diventare un film, che si sarebbe dovuto intitolare Porno Teo Colossal, però ha poco a che fare con il porno, è tutt'altro film, no? Perché Pasolini ha fatto degli autentici capolavori, e lui diceva che questo sarebbe stato il suo ultimo film. Però poi, prima di morire, riuscì a girare solo Salò, ove 120 Giornate di Sodoma, che è uno dei suoi film, a mio avviso, più importanti. E poi, quindi non riuscì a realizzare questo, che secondo lui è stato
il suo ultimo film. Questo film l'aveva pensato già nel 66, però lo scrisse insieme a Citti nel 75, proprio l'anno in cui Pasolini è stato ucciso. Morì, sì, fu ucciso. E quindi era un film che era proprio veramente in programma di realizzare. Ma la storia qual era? Perché qualcosa tu comunque sai, sei a conoscenza del... Ora la racconterò. Il film poi perché non venne realizzato prima? Perché doveva fare... Il protagonista doveva essere Totò. Però poi Totò morì. E quindi non potrà interpretare il ruolo del protagonista. Perché Totò in precedenza aveva fatto con Pasolini, Uccellacci e Uccellini, no? Era stato un gran bel film, no? Significativo, che è molto simile alla trama del film di cui voglio parlare adesso. Sì. Poi sembra nel 75, dato che Totò era morto da poco, Pasolini pensò di affidare il ruolo di protagonista per primo De Filippo, no, a Edoardo. Sì. Sì, ho confuso i due. E poi gli mandò una lettera di cui ci sono ancora i resti adesso, di cui si conoscono i contenuti, però poi Edoardo non riuscì a rispondere a Pasolini, perché Pasolini nel frattempo morì. Dopo questa introduzione un po' storica, un po' noiosa, vi parlo finalmente della storia che racconta. In pratica, prima di iniziarvi a raccontare la storia, vi preciso che i due protagonisti sono il re Maggio Epifanio, che doveva essere interpretato da De Filippo, e il servo e amico Nunzio, o il Romanino, che doveva essere interpretato da Daninetto Davoli. Sì. Allora, la storia inizia a Napoli, dove si viene a sapere che è nato un messia. Quindi subito a Napoli si scatenano delle scene di fanatismo simile a quelle che si verificano per San Gennaro, poi, che si sono verificate per un santo pagano come Maradona. Vero. Io dico santo perché per i napoletani è così, quasi superato. Il pibe de oro. Allora, poi giustamente si verificano delle processioni, delle manifestazioni pubbliche, e i nostri due protagonisti, Epifanio e Nunzio, partono per raggiungere questo messia. Prima di partire notano la stella cometa, che per Pasolini rappresenta l'ideologia, e quindi loro iniziano a seguire la stella per arrivare dal messia. Strada facendo, però, gliene capitano di tutti i colori. Io ora voglio abbreviare, però loro durante il loro
Cammino vanno prima a Roma che secondo, che Pasolini rappresenta come una moderna Sodoma, e poi vanno a Milano immaginata come una moderna Gomorra. Quindi queste due città subiscono una specie di dittature diverse da tra loro. Poi dopo, dato che queste città sono delle città formate da peccatori, da persone violente, Dio decide di renderà al suolo le due città. I nostri due protagonisti si salvano e riescono a raggiungere un'altra città, che è un'ipotetica Parigi dominata dal nazismo. Quindi poi incappano pure in quest'altra brutta città e riescono pure a fuggire da lì e raggiungono finalmente il Messia. Però arrivati nel luogo dove si sarebbe dovuto trovare il Messia, scoprono che il Messia ha già vissuto la sua vita, ha fondato una nuova religione, una nuova fede, e quindi è assolta questa nuova fede ha fallito. Quindi restano in un certo senso fregati. Il servo poi, una volta arrivati, gli rivela ad Epifano che sta per morire dalla delusione, gli rivela che lui è un angelo che l'ha accompagnato in questo lungo viaggio, e quindi gli dice che al suo compito, una volta che nel frattempo Epifanio muore, e quindi Nunzio gli dice che il suo compito di angelo è quello di portarlo in paradiso, e gli dice che ha meritato il paradiso. Ma i due intraprendono un altro po' di cammino, arrivano in un punto da cui si vede tutta la terra, quindi simile al paradiso. Però scoprono che anche in questo caso sono rimasti fregati, perché non c'è nemmeno il paradiso. Non esiste nemmeno il paradiso. Quindi, infine, i due si voltano indietro e restano esterrefatti del finale che hanno fatto, in cui hanno seguito dapprima il Messia e non sono riusciti ad incontrarlo. Il paradiso non sono riuscito ad incontrarlo, quindi questo sta a significare che molto spesso noi seguiamo delle comete che per Pasolini sono le ideologie, ma veniamo poi traditi da queste ideologie. Ora, per concludere in bellezza, io ho trovato la sceneggiatura di questo film incompleto di Pasolini, che invece nel film di Abel Ferrara viene proposta la scena finale di Epifanio e Nunzio. Quindi io ti chiederei di interpretare insieme quest'ultima parte del racconto, perché è molto significativa a
a mio avviso, quindi io interpreterò giustamente Epifano, perché voglio fare vedere sempre il protagonista e tu vai. Ma guarda che a me va benissimo fare il servo, guarda, e l'amico, eh. Io farò Nunzio, il tuo servo e il tuo amico, mi va benissimo. Servo Nunzio. Quindi adesso fa due secondi sarò ad interpretare il ruolo di Epifanio. Epifanio, ve lo descrivo, è un uomo simile, molto simile a Ninetto Davoli. Immaginate Ninetto Davoli come adesso, anziano e saggio. E invece Nunzio dovete immaginare come un ragazzo giovane, molto simile a Scamarcio, un bel ragazzo. Quindi inizio a interpretare Epifanio. Epifanio, nel momento in cui lo interpreto, ha appena capito che il Messia non potrà incontrarlo, e soprattutto che pure il paradiso non esiste, quindi è molto deluso e affranto. Quindi inizio, è stata un'illusione quella che mi ha guidato attraverso il mondo, ma è stata quell'illusione che del mondo mi ha fatto conoscere la realtà. Eppure, come tutte le comete, anche la cometa che ho seguito io è stata una stronzata, ma senza quella stronzata Terra non ti avrei mai conosciuto. Nunzio, e mo che succede? Non esiste la fine. Aspettavo, qualcosa succederà. E così si conclude. Si sarebbe dovuto concludere questo film. Il computer di Pasolini. Io eviterei di raccontare, di spiegarvi questo finale, perché a mio avviso non c'è bisogno di spiegazione, perché ci va a capire già tutto. Il messaggio che vogliamo dare è che con l'Epifania, che è una delle ultime feste del Natale, non finisce la vita. La vita di noi tutti, e in più non finisce la nostra attesa di qualcosa di straordinario, come è stata la nascita di Gesù, la comparsa della stella cometa, e la storia straordinaria, vera e magica, che senza sapere cosa vi attendeva, intraprendono questo viaggio. Quindi auguro a tutti noi un buon viaggio, e speriamo che questa cosa straordinaria prima o poi succeda di nuovo, si ripeta. Io ringrazio tantissimo Antonio Sappioti che ha interpretato Epifanio, e ringrazio davvero di avermi fatto interpretare Nunzio, perché la parte finale invece dà speranza. Qualcosa succederà, quindi sono sicuro che qualcosa succederà. Non perdiamola, questa speranza. Allora, buona Epifania a tutti, ci vediamo alla prossima puntata di Chi ci capisce a noi due è bravo. Riccardo Cristiano, Antonio Sappioti, Liberi TV.
Thank you.